Buongiorno a tutti voi. Ieri sera il Presidente del Consiglio ci ha presentato le misure contenute nel nuovo DPCM. Fatemi fare una premessa doverosa e necessaria. Le decisioni del Governo vanno rispettate. Io, da uomo delle istituzioni, mi attiverò affinché vengano rispettate e mi attiverò altresì affinché questo sacrificio che ci viene chiesto si trasformerà in un beneficio per la salute della nostra comunità. Decisioni del genere possono essere prese solo dal governo o dalla regione. Io, per sentirmi responsabile in questa situazione, continuerò a fare quello che posso fare. Per esempio, per difendere la mia comunità, continuerò a combattere affinché questi benedetti ristori arrivino tempestivamente nella misura giusta. E oggi pomeriggio, a questo proposito, riceverò a Palazzo Marino il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, perché voglio che questa sia una battaglia comune. Nel merito, io non posso che dire che credo che il sistema scelto dal governo per definire le zone gialle, arancioni e rosse sia troppo complesso, perché divide, attenzione, non solo per regione ma anche per province, immaginatevi quanti distingui, e inoltre è basato sull'RT e 21 indicatori difficilissimi da decifrare. Qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, bravo, tu cosa avresti fatto? Avrei scelto un sistema più semplice e più uniforme. Io non sono così certo che questa classificazione, vista in maniera dinamica, vista in ottica di tendenza, garantisca una decisione equa. Vi faccio un piccolo esempio. Mi ha chiamato stamattina presto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quindi non lo dico per polemica, mi ha cercato lui, ma mi ha detto: ma come? In Campania il presidente De Luca immaginava di fare un lockdown generale perché la situazione era drammatica e le scuole sono chiuse, e noi ci troviamo nella zona gialla. Quindi, a volte, a complicare eccessivamente le cose non si raggiunge l'obiettivo. Ne siamo tutti maestri, questo è abbastanza evidente. Però io ho sempre gestito la complessità nella mia vita professionale, so cosa sia, e credo che ci siano momenti in cui è meglio lavorare su sistemi più semplici e dare messaggi più unificanti. Buona giornata a tutti voi.